Per il progetto Living Land tu di cosa ti sei occupata? Di raccogliere patate e aiutare in un agriturismo, a Cascina Rampina. Dove si trova questa cascina? A Monticello. Com'è stata questa esperienza? Allora, è stata molto dura, però soddisfacente. Hai fatto nuove amicizie, hai avuto modo di conoscere nuove persone? Sì, sì, fortunatamente sì. Com'è stata questa esperienza? È stata bella, è motivante più che altro, cioè avevamo degli obiettivi da raggiungere e li abbiamo raggiunti e l'autostima è cresciuta mano a mano. La consiglieresti questa esperienza ad altri tuoi coetanei? Sì, è da fare e da rifare anche. C'è un ambiente lavorativo, comunque anche un ambiente dove puoi trovare nuove amicizie, un nuovo ambito in tutti i sensi. E cosa hai ricevuto, un buono? Sì, un buono dal valore di 150 euro spendibile nella maniera più opportuna e si può scegliere anche dove spenderlo. Tu cosa hai fatto per questo progetto? Ho cominciato con la cucina e con la pulizia di base, infatti ho imparato a cucinare anche un po' di cose nuove e per passare poi al lavoro manuale, che è stato un po' più faticoso e pesante, ma ha portato buoni risultati, tutto molto soddisfacente. Cosa ti ha dato questa esperienza? Mi ha dato il lavoro di squadra, il lavoro di gruppo, molta fatica e soprattutto la soddisfazione di concludere qualcosa. Di dove sei tu? Io sono originario di Serbia, Aranđelovac, la mia città, però vivo qui, sono nato qui in Italia e penso che ci rimarrò ancora.